Ci stiamo avvicinando alla primavera e come in ogni cambio di stagione è facile sentirsi un po' più stanchi, avere dei cali di energia. Tra l'altro in primavera abbiamo anche il cambio dell'ora, cioè subentra l'ora legale e quindi è un po' come una sindrome del fuso orario e questo ci fa sentire ulteriormente più stanchi perché c'è un'alterazione dei ritmi circadiani. Ebbene, cosa possiamo fare per ovviare a questa sensazione di stanchezza? Senz'altro ci viene in aiuto l'uso di un buon supplemento che sia un integratore multivitaminico e multiminerale, possibilmente con la più ampia gamma sia di vitamine che di minerali, ma che abbia possibilmente anche degli antiossidanti e dei fitonutrienti. Gli antiossidanti sono molto importanti, quali per esempio? Citerei fra i primi l'acido alfa-lipoico, il resveratrolo, i polifenoli, il coenzima Q10. Perché questi? Perché questi hanno un effetto specifico di protezione a livello del mitocondrio, cioè favoriscono la funzionalità mitocondriale. Ebbene, voi sapete che il mitocondrio è la centrale energetica della nostra cellula, quindi qualsiasi situazione che porta a un peggioramento della funzionalità del mitocondrio fa sì che noi produciamo meno energia. Quindi questi integratori sono molto importanti. Poi io assolutamente in una situazione di questo genere inserirei anche un adattogeno, come per esempio il Panax Ginseng o il cosiddetto ginseng coreano, che ha un effetto. Perché si dice adattogeno? Perché praticamente mette l'organismo a punto di adattarsi a situazioni appunto di stress, in maniera che l'organismo riesca a mantenere la sua normale fisiologia anche in situazioni appunto più stressanti. In maniera specifica il Panax Ginseng ha un effetto in parte stimolante ma non in maniera eccessiva. E perché può essere utile in questo caso? Proprio perché, come vi ho detto, in questo periodo c'è anche il cambio dell'ora legale, quindi noi anticipiamo la nostra sveglia di circa un'ora. Durante la notte noi sappiamo che i livelli di cortisolo si abbassano e si alzano, diciamo, dopo mezz'ora, un'ora che ci siamo alzati, cosiddetto cortisol spike awake, cioè il picco del cortisolo dopo che ci si è alzati, e normalmente corrisponde tra le 8 e le 9 del mattino. Ebbene, in queste condizioni noi alzandoci prima ci alziamo con un cortisolo basso e quindi non abbiamo quell'energia necessaria per affrontare subito la giornata e questo ci procura un rallentamento e un affaticamento che poi perdura per tutto il giorno. Assumere un po' di ginseng in quel momento al mattino senz'altro ci fa, diciamo così, affrontare la giornata nella migliore dei modi. Inoltre non dimentichiamo il magnesio, in maniera particolare il magnesio citrato, che è una delle forme di magnesio più facilmente assimilabile. Il magnesio è importante perché anch'esso entra nella produzione di energia tramite il complesso magnesio ATP, regola il magnesio l'attività muscolare e anche cardiache, e soprattutto in situazioni di stress i livelli di magnesio si abbassano notevolmente e quindi il magnesio è fondamentale anche in questo caso, nei cambiamenti di stagione e per dare più energia.